Bene, buongiorno a tutti, a tutto il mondo lì in Italia. Per me questa pandemia è certamente una manifestazione, una esacerbazione di questa crisi sistemica, di una crisi sistemica dove si congiungano, questa parola è propria in italiano, diverse crisi, una crisi ambientale che già è un concetto di una crisi complessa che articola tanti processi socio-ecologici. Fino a questo punto le crisi epidemiologiche erano compresi come se fossero eventi particolari, non vincolati veramente a questo processo di trasformazione civilizzatoria. Voglio dire, di forme come la società umana, e possiamo dire soprattutto per essere più chiari, il processo di globalizzazione tecno-economica ha preso possiamo dire, è il motore della storia. Abbiamo detto tante volte, no, che la crisi ambientale, adesso questa crisi epidemiologica, è soprattutto una manifestazione di una crisi civilizzatoria. Cosa vuol dire questo? Cosa vuol dire che non è a colpare la natura per questa liberazione, questo che fa il virus per le uomini, il genere umano in questo pianeta. È una conseguenza da forme di intervenzione da umanità, di una razionalità che è stata instaurata come vero motore della storia, del processo di trasformazione civilizzatoria nel momento attuale, nella modernità, ma che sta tingendo, dislocando le condizioni di equilibrio ecologico nel pianeta. Questo lo sappiamo già di tutti questi discorsi e riflessioni sopra la questione ambientale. Com'è che la umanità è arrivata a questa condizione tan critica? E questo deve llevarnos a una riflessione dietro nella storia, per capire come si è instaurato un modo di pensamento, una razionalità che prende già, che comincia già di forma molto chiara nel pensiero classico, nel pensiero filosofico classico. Vuol dire, nel momento onde os grandes primeros pensadores presocratico, Eraclito, pensava come sono le cose nel mondo, come emergono le cose nel mondo. E lei parlava, sorge di questo concetto che lei parlava, di physis. A physis è questo processo emergenziale tutte le cose che fino ai nostri giorni possiamo parlare di un punto di vista da complessità evolutiva dei sistemi vivi. È l'evoluzione complessa da vita. Ma come che questa evoluzione da vita, dove i virus fanno parte di questa trama, questa trama da vita? Come se la umanità arrivò a questo punto critico. E questo punto è lo sviluppo di questo logos, dei modos constretos di pensare, di capire, o modo di essere da vita. E furono levados por questi principi do logos, do eidos platonico, da ratio, questa forma di tutto medire, di tutto calcolare, che ci ha portato a questo mondo che Heidegger chiamava il mondo da Gestell. Questo inquadramento di un mondo dove tutto
o existente está ali disposto para ser apropriado. Apropriado para quê? Para nome? Não. Apropriado por uma estrutura que é estado instituída neste mundo e é a estrutura da racionalidade tecno-econômica ou, detto de outro modo, do capital. O capital está construído a partir dessas origens, desse modo dominante, hegemônico de pensar, que ha generado um mundo globalizado, né, mobilizado por esse princípio, o princípio da ração, da racionalidade, da razão suficiente, né, e que ha domesticado le condizioni da vita. E questa, allora, questa trasformazione da vita, che in un principio vital da vita nel planeta, fu generata por le forze da fisis. Oggi è o capital o che gera questa trasformazione civilizzatoria, a un punto tal che sta gerando i cambi climatici, o calentamento global do planeta, e ao mesmo tempo essa liberação de vírus que naturalmente fanno parte da natureza. Allora, é o grande dilema da existência humana e dos destinos da vida neste planeta, e neste ponto, hoje na história, é a maneira como a humanidade pode conseguir romper con questa inerzia del processo civilizzatorio. Ora, in questa crisi civilizzatoria dove siamo adesso, come pensare alla soluzione di questa epidemiologia e come pensare al futuro della umanità e della vita? Per ripensare le forme di intervenzione, i modi di abitare il planeta sulle condizioni della vita. Allora, a salita, la soluzione non è questa che sta pensando, per esempio, un Bill Gates, che sta pensando in investimenti per avere vaccine per le prossime eventi, acontecimenti epidemiologici. O desafio, come ci stiamo pensando qui, dal punto di vista dell'ecologia politica più radicale, e di lasciare, di lottare contro lo sviluppo di tutti questi imprendimenti, di grande infrastruttura che anche adesso si presentano come a forma di risorgimento dell'economia in questo momento che è stato affettato per il virus. Non è così che vamos a conseguire una soluzione definitiva a questa emergência cada vez mais frequente de situações climáticas e epidemiológicas. O que se está pensando é como reconstituir o tejido da vida. São o reclamo dos direitos do ser, da diversidade das formas da vida que se manifestam não somente na biodiversidade dos organismos ecológicos, possiamo dire, ma a diversidade cultural. Os direitos dos povos da terra, os direitos dos povos da terra de ter, de haver um território próprio de vida, dove eles possam desenvolver seus modos de ser, suas concepções do mundo, seus modos de se articular com esta condição da vida. Mas eles estão reclamando seus direitos, seu direito de ser. Direito de ser nessa pluralidade de formas de existência. E de articular, rearticular, o que possamos dizer, a trama da vida. Da vita sustentabile. La vita sustentabile deve stare sustentata nelle condizioni della vita, le condizioni ecologiche, le condizioni termodinamiche della vita, ma anche le condizioni culturali, le condizioni dell'inconsciente umano. Credo che questo desafio di questa
questo giro storico che stiamo pensando. Dobbiamo pensarlo dal punto di vista di questa diversità e differenza di posizionamenti, di comprensione della crisi epidemiologica e soprattutto ambientale, socioambientale in termini más generales. Lo che stiamo pensando qui in un'ecologia politica radicale non è questa idea di una decrescita dello stesso modo di produzione, ma stiamo pensando in un cambio radicale. Stiamo pensando in altri modi di produzione, di produrre sopra con le forze della natura e non contro la natura.